Vieni! Dove? Vuoi venire, sì o no? E va bene, vengo! Non li fermi! Ma dove? Ma le zampe del pianoforte! La nave balla che è un piacere! Faccio fatica solo a stare in piedi! È una cosa senza senso, non li fermi al pianoforte! Ti fidi di me? Certo che mi fido di te! E allora togli fermi al pianoforte! Tu sei matto! Tu sei matto! E adesso vieni a sederti qua, accanto a me! Se non sali adesso, non sali più! Ok, ma andiamo tutti in merda, ok? Tanto che cosa c'è da perdere? Ecco, sul tuo stupido seggiolino ci sono salito! E adesso? E adesso? Non avere paura! Ora nessuno è costretto a crederlo. E io, a essere precisi, non ci crederei mai se me lo raccontassero. Ma la verità dei fatti è che quel pianoforte incominciò a scivolare sul legno della sala da ballo e noi dietro a lui. Col 900 che suonava e non staccava lo sguardo dai tasti, sembrava altrove. E il piano seguiva le onde, andava e tornava, girava su se stesso, puntava dritto verso la vetrata e appena arrivato un pelo si fermava e scivolava dolcemente indietro. Dico, sembrava che il mare lo cullasse e cullasse noi. E io non ci capivo un accidente. E il 900 suonava, ma era chiaro, lui non suonava semplicemente, lui lo guidava quel pianoforte, capito? Con le mani, coi tasti, con le note, non so, lui lo guidava dove voleva. Era assurdo, ma era così. E mentre volteggiavamo sui tavoli, sfiorando a lampadare il poltrone, io capii che in quel momento, quel che stavamo facendo, quel che davvero stavamo facendo, era danzare con l'oceano, noi e lui, ballerini pazzi e perfetti, stretti in un torbido valzer sul dorato parquet della notte. Oh yes! Attento, frena, frena! Frena! La vetrata!